Era una volta la Calla oltre il 70%, un po' di più. Sì, è stato un risultato straordinario. Già al primo turno avevamo sfiorato la vittoria per pochi voti. E oggi al ballottaggio siamo riusciti a aumentare, c'è veramente tanta soddisfazione per aver regalato questa vittoria a tutta la mia squadra e alla città. È una vittoria della città. Ma chi la dedichi? Io la dedico in primis a tutti coloro che mi sono stati a fianco in questo percorso da quando abbiamo iniziato, alla mia squadra, a tutti e 112 candidati. Però la dedico anche a chi magari voleva essere con noi, non è con noi, e che ha atteso tanto questa vittoria e ci siamo riusciti. A chi ti riferisci? No, in particolare a tutti coloro che da circa 60 anni hanno provato a cambiare, a essere alternativa politica in questa città e non ci sono riusciti. Oggi ci siamo riusciti noi, ci sono riuscito io, ma il pensiero va anche a tutti coloro che dal 1961 ad oggi, in particolare se vogliamo andare anche in tempi più recenti, dal 1993 oggi, ci ha provato e non ci è riuscito. Oggi io raccolgo un percorso iniziato tanti anni fa, ne sono fiero e orgoglioso, per cui va, il mio pensiero va anche a loro. Coloro che magari oggi avrebbero voluto festeggiare non ci sono, festeggeremo anche per loro oggi, da domani inizieremo a lavorare. I tempi si dà per la giunta? Ma i tempi sono, diciamo, quelli tecnici. È chiaro che ci metteremo subito a lavorare da domani, inizieremo a ragionare. Abbiamo già delle idee, abbiamo già una squadra di valore, persone capaci, competenti, che si metteranno a disposizione completa della città. Possiamo fare qualche nome, quelli che hanno preso più voti, per esempio i primi tre? Sì, ma è normale che magari fra i più votati ci sono persone di qualità che meritano veramente di essere al centro del progetto. Io oggi non faccio nomi, ma li faremo davvero fra pochi giorni. Senti, partendo da lontano, da 6 mesi a 10, a oggi, 3 fotografie in cui hai capito mano a mano che toccando con mano la città ti seguiva. Ma io parto dalla prima assemblea pubblica che abbiamo fatto incontrando i quartieri, al quartiere Fonte di Mare, dove veramente c'erano più di 130 persone ad ascoltarci e a sentire le nostre idee di città. Lì ho veramente capito che quello che stavamo costruendo era qualcosa di forte, qualcosa che la città avrebbe apprezzato. Poi un ricordo che porto, ecco, nel cuore è quello, l'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgio Meloni, è avvenuto verso la fine della campagna elettorale, a fine aprile. È un ricordo che porterò e costruisco nel cuore. E poi l'ultimo ricordo, l'ultima istantanea, direi la cena che abbiamo fatto giovedì scorso davanti a 800 persone. Lì abbiamo capito veramente che avevamo fatto un percorso straordinario, che la città ci aveva dato fiducia e che noi eravamo pronti a raccoglierla. Grazie, complimenti. Ma aspetti prima di andare in comune. Sì. Vado da Petrino. Ok. Ti muovere da qui. Okay. Okay. Posso... Amore, me lo faccio io.